sono Raimondo Orsini, il direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e il coordinatore dell'Osservatorio Nazionale della Shared Mobility. Do il benvenuto a tutti a questo settimo episodio della serie dei tappeti volanti. Questo è il nome che abbiamo dato a questo, al programma di Less Cars. Benvenuti su Less Cars. Oggi il tema è quello della leggerezza, muoversi con leggerezza, ed in particolare abbiamo dato come titolo all'incontro di oggi un focus particolare sullo scooter sharing e i monopattini in sharing. Sono molto contento perché è un tema molto importante, soprattutto attuale, questo della leggerezza, e secondo noi di Less Cars centrale nell'evoluzione anche per i prossimi anni della sharing mobility, per tanti motivi che oggi affronteremo. Diciamo, muoversi con leggerezza, oltre ad essere il sogno di quelli che come me pesano più di 100 kg, è anche l'obiettivo della sharing mobility, cioè quello di facilitare gli spostamenti e limitare al massimo gli impatti di questi spostamenti. Io vorrei iniziare questa puntata con un pensiero al passato, perché io mi ricordo che quando abbiamo iniziato l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, alcuni di voi c'erano alla prima conferenza nazionale che abbiamo fatto in Campidoglio sulla Sharing Mobility. Io mi ricordo che la cosa più difficile per tutti noi era quella di far capire che la Sharing Mobility non era il car sharing e non era solo il car sharing. C'era proprio l'equiparazione fra sharing mobility e il car sharing, perché il car sharing era quello che aveva più impatto, era appena uscito nelle nostre città, e quindi spesso si parlava di car sharing o di sharing facendo, diciamo, confusione, senza distinguere le altre modalità. La cosa interessante è che a distanza di 5 anni è chiaro che la sharing mobility non è solo il car sharing, anzi quello che abbiamo notato nelle nostre città, e secondo noi è molto importante per l'evoluzione della sharing mobility, è che i servizi più leggeri stanno prendendo il sopravvento, o meglio collaborano col car sharing e con il trasporto pubblico verso la visione di Less Cars, cioè verso la riduzione del numero di automobili private, e possono quindi aiutare questa transizione. Di che cosa parliamo? Parliamo essenzialmente di 3 tipologie di servizi: il bike sharing, lo scooter sharing e i monopattini in sharing. Almeno queste 3 sono le forme più diffuse di micromobilità, e questo è il termine tecnico che si usa anche all'estero, micromobility, e di micromobilità condivisa. Quello che oggi vedremo è quanto la leggerezza di questi veicoli ha contribuito alla diffusione dei veicoli. Leggerezza sia in termini proprio di peso fisico dei veicoli, sia in termini di leggerezza e facilità di utilizzazione, e spesso anche di tariffe. Quindi muoversi con leggerezza in micromobilità vuol dire la leggerezza da tutti i punti di vista, anche da quello ambientale, e questo è l'aspetto poi, uno degli aspetti più importanti, è quello centrale anche come Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Ora, per non perdere tempo nelle introduzioni, io vorrei dirvi che, visto che abbiamo fatto già 2 puntate su questo tema con dei focus specifici, il primo è stato quello sul bike sharing del 7 settembre. Chiaramente potete trovare tutto, come al solito, scaricabile e anche in streaming per rivederlo, e anche con le presentazioni, sul sito lesscars.it. ma anche sui monopattini abbiamo fatto un focus solo sui monopattini del 30 giugno. Vedrete che oggi, come operatori, come speaker, abbiamo un focus dal punto di vista dello speaker sullo scooter sharing, e in particolare sullo scooter sharing elettrico. Intanto vorrei vedere se i nostri relatori sono tutti con noi, o se qualcuno è scappato, preso dalla leggerezza e non è con noi. Io intanto ve li introduco. La prima relatrice sarà Sofia Asperti, dell'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility. Ciao Sofia. Ciao, buongiorno a tutti. Sofia ci parlerà dei dati del rapporto nazionale sulla Sharing Mobility, in particolare sui dati della micromobilità. È un tema molto interessante, ci sono delle novità importanti. Abbiamo con noi anche Fabrizio Prati di Nacto, che sta a New York, è un nostro connazionale che suona la chitarra in sharing, cioè la chitarra la condivide con i suoi vicini di casa. Questo è ciao Fabrizio, ci sei? No, sì, ci sono, è finta, okay. La chitarra, è per la scena. Ma molto bene, è andata benissimo. Poi dopo sgonfiala alla fine della commissione, la puoi rimettere nel cassetto.
Poi abbiamo, dovremmo avere con noi Enrico Pascarella di Icultra, che è un punto uno dei servizi più importanti. Ciao Enrico. Ciao Raimondo, ciao Sofia, ciao Fabrizio. Buongiorno. Ciao. Benvenuto. E poi da Bruxelles abbiamo Pedro De Gouveia di Polis, che è con noi. Hello Pedro, can you hear us? Ciao, tutto bene? Tutto bene. Parli italiano bene tu, Pedro? Ho una fidanzata italiana, adesso devo imparare, no? Però praticare. Allora, se ne vuoi avere altre, fai la tua presentazione in italiano e sarai molto apprezzato, che dici? Sì, sì, non massacrare in italiano, ma... andiamo a vedere, eh? Andiamo a vedere, andiamo a vedere, ok. Allora, grazie a tutti, intanto questi sono i nostri speaker. Allora, dicevo, Sofia, gli assi portanti... del nostro, diciamo, il cavallo di battaglia dei tappeti volanti e in particolare della leggerezza è quello dell'esplosione di questi servizi di micromobilità, esplosione in alcuni casi controllata, in altri poco controllata, e mi riferisco ai monopattini che, come sapete, sono sulla bocca di tutti per vari motivi, alcuni giusti, alcuni non giusti, ma comunque se ne parla tantissimo. Io comincerei proprio con te, Sofia, per vedere i dati del rapporto nazionale, i dati dell'osservatorio, e vedere a che punto siamo con la micromobilità leggera. Prego Sofia. Grazie. Allora, sì, come ha detto Raimondo, datemi un cenno quando si vede la presentazione. Abbiamo deciso di accorpare i diversi servizi della micromobilità in sharing e quindi di guardare in un unico insieme, di guardare insieme i tre servizi dei monopattini, degli scooter e delle bici in sharing. Che cosa hanno in comune questi tre servizi? Il tipo di veicolo che mettono in condivisione ha delle caratteristiche simili. La prima che abbiamo individuato è quella dello spazio, sicuramente, rispetto ad un'automobile parcheggiata, una bici, un monopattino, uno scooter, occupano un decimo, un quinto dello spazio. È quindi chiaro che a confronto con veicoli che passano la maggior parte del tempo in sosta e che, quando utilizzati, sono comunque utilizzati da circa una persona o 1,2 persone per veicolo, è particolarmente interessante vedere che tipo di differenze possono fare anche sulla strada e in termini di occupazione del suolo pubblico. La seconda caratteristica che abbiamo individuato è quella della potenza. In tutti i veicoli possiamo osservare un passaggio all'elettrificazione, ma questo è sicuramente più facile nel momento in cui la potenza del veicolo è ridotta, dunque richiede una batteria minore che richiede meno tempo per essere ricaricata, e questo permette appunto che, come mostra questo grafico, il numero di noleggi di un veicolo piccolo ed elettrico siano superiori a quello di altri veicoli privati o meno elettrici, ovviamente. La terza caratteristica che abbiamo individuato è invece quella del peso, che quindi racchiude in un unico insieme tutti i veicoli piccoli e leggeri. In questo grafico ciò che noi intendiamo per micromobilità include praticamente tutto, a meno della persona a piedi. Dunque, a seconda della velocità, che non è mai eccessiva, e del peso, che passa da livelli molto bassi, a partire appunto dal monopattino che pesa 15-20 kg fino ad arrivare allo scooter elettrico che non pesa mai più di 100 kg. E dunque, a confronto con il veicolo, con l'automobile che pesa a partire tra i 600 e i 1200-1400 kg, sicuramente è una differenza importante.
appunto mostriamo i dati dell'osservatorio relativi alla micromobilità in sharing partendo dallo scooter. I servizi registrati nel 2019 sono 10, dunque 2 in più rispetto all'anno precedente. Il numero di scooter condivisi sale sopra i 5.000 veicoli a disposizione. Come è possibile vedere dal grafico, il numero di veicoli elettrici è praticamente la totalità, è oltre il 95%. Per quanto riguarda l'offerta da un punto di vista degli operatori, abbiamo 5 operatori attivi in Italia che, parlando al 2019, che hanno flotte per lo più 100% elettriche. L'unico operatore che mantiene una flotta a benzina è ZigZag nella città di Roma. Per quanto riguarda la distribuzione da un punto di vista del territorio italiano, lo scooter sharing è circoscritto a 4 città: Roma, Milano e Torino, in cui è attivo da più anni, e per la prima volta nel 2019 è stato lanciato un servizio a Genova, Mimoto. Questo cartina geografica interessante anche in luce di quanto vedremo dopo per quanto riguarda gli altri servizi di micromobilità in sharing. Passando invece alla domanda dello scooter sharing, l'anno scorso, quindi parlando dei dati del 2018, avevamo in un certo senso detto che era l'anno dello scooter sharing, e quest'anno ci troviamo a dirlo di nuovo, nel senso che per un altro anno il numero delle iscrizioni è più che duplicato e i noleggi totali in scooter sharing hanno superato la quota, sono praticamente a quota 3 milioni, per cui considerando che parliamo di un servizio attivo solamente in 4 città è un numero impressionante. Passando invece ai monopattini in sharing, abbiamo effettuato un'analisi un po' diversa perché guardando a dicembre 2019 i servizi attivi erano pochi e soprattutto erano stati lanciati da poche settimane, per cui abbiamo deciso di ampliare la visione alla settimana scorsa praticamente, per cui possiamo vedere come il passaggio in soli 9 mesi sia incredibile e la flotta dei monopattini sharing sia passata da meno di 5.000 veicoli a più di 27.000, considerando oltretutto che la maggior parte dei lanci di questi nuovi servizi sono avvenuti tra giugno e settembre, quindi veramente nelle ultime settimane. Le città interessate dai monopattini sharing sono 17 e questo appunto lo vediamo anche da un punto di vista di distribuzione sul territorio. Tra dicembre del 2019 e settembre del 2020 le città interessate sono appunto 17 e distribuite tra nord e sud, c'è una prevalenza al nord e una flotta particolarmente importante nella città di Roma, mentre appunto possiamo vedere che la flotta a Torino addirittura è leggermente diminuita e quella di Milano, come era già diciamo nell'aria anche a dicembre 2019, si è assestata su un livello di circa 750 monopattini ad operatore. Un altro fattore interessante che riguarda i monopattini in sharing è infatti il numero di operatori. A settembre 2020 ne sono attivi 7, ma sappiamo già che questo numero è destinato a salire nelle prossime settimane, così come appunto le aperture che abbiamo registrato non tengono conto di quelle che
avverranno nei prossimi giorni, che sono già previste e su cui c'è già un accordo. Il numero di servizi è più che triplicato nel giro di 9 mesi praticamente, e possiamo vedere come appunto gli operatori si comportino in maniera anche diversa dal punto di vista di distribuzione. Alcuni sono presenti in un numero importante di città, altri hanno flotte più consistenti, ma soltanto in alcune città. Per quanto riguarda il bike sharing, come diceva Raimondo, il 7 settembre c'è stato un episodio di focus su questo servizio che ha analizzato diversi aspetti in maniera più approfondita, per cui in questa sede riporteremo solo brevemente che anche per quanto riguarda il bike sharing si è osservata una crescita sia della domanda che dell'offerta, con un particolare riguardo alla sbarco dei primi free floating elettrici e ha una crescita importante delle grandezze che riguardano il bike sharing free floating, sia per quanto riguarda le iscrizioni che dal lato invece dei noleggi. Prendendo in considerazione insieme i 3 servizi di scooter, bike e monopattini sharing, questa è la distribuzione a livello italiano. Dunque, le città mostrate nella cartina sono quelle in cui è presente almeno un servizio di micromobilità. Su 110 capoluoghi di provincia, più di un terzo presentano un servizio, almeno un servizio. Anche in questo caso vediamo come al nord, in particolare in Emilia Romagna e Lombardia, il numero di servizi sia molto più accentuato rispetto a quanto possiamo vedere ad esempio al sud, dove abbiamo un servizio a Palermo, uno a Reggio Calabria, parliamo di bike sharing, monopattini a Lecce e a Bari, e dalla settimana scorsa, da 2 settimane, i monopattini anche nella città di Napoli. Appunto, guardando dal punto di vista proprio delle città evidenziate nella cartina precedente, possiamo vedere come in realtà ci siano un po' di differenze. La città che ha più servizi di micromobilità in sharing attivi è la città di Milano, come sempre quando si parla di sharing mobility, segue Roma e Torino. La maggior parte delle città citate hanno in realtà solamente un servizio, che nella maggior parte dei casi è un servizio di bike sharing station based. Quanto detto fino ad adesso descrive appunto un panorama, quello del bike sharing italiano, che va mutando sempre più a favore di questa tipologia di mezzi, quindi più piccoli e più leggeri. Possiamo vedere come il peso medio del veicolo in sharing in Italia sia passato da 347 kg nel 2015 a 121 aggiornato ad oggi, dunque con le flotte dei monopattini considerate. Questo passaggio è particolarmente importante perché tende a valorizzare tutto ciò che abbiamo detto, quindi l'intero mondo del vehicle sharing tende in questa direzione, quindi ciò che funziona di più e ciò che gli operatori si sentono di offrire è un mezzo piccolo in contesti urbani in cui questo possa essere utilizzato in maniera intelligente ed efficace. Fino ad adesso abbiamo descritto in un certo senso la micromobilità come un universo compatto ed univoco. D'altra parte però è facile immaginare come i diversi veicoli in condivisione siano utilizzati in maniera diversa, per cui abbiamo fatto un approfondimento sulle differenze nelle modalità di utilizzo di questi servizi. Come è facile aspettarsi, lo scooter sharing ha un viaggio medio più elevato rispetto agli altri servizi di 6,2 km, segue il bike sharing station based
e chiudono monopattini sharing e bike sharing free floating con una percorrenza media che ben si adatta all'idea di integrazione con il trasporto pubblico e al concetto di ultimo miglio e quindi di integrazione nella mobilità urbana. Per quanto riguarda invece la durata del viaggio medio, vediamo come in realtà scooter sharing e bike sharing session based abbiano una durata media molto simile, questo perché i chilometri che si riescono a fare con lo scooter sharing sono sicuramente di più. Il bike sharing station based è quasi sempre caratterizzato da bici a pedalata muscolare, dunque richiede un po' più di tempo per raggiungere, per effettuare una certa distanza. Anche in questo caso bike sharing free floating e monopattini in sharing sono accomunabili e inferiori ai 10 minuti. Abbiamo poi confrontato questi quattro servizi per quanto riguarda la distribuzione sulla settimana e quindi il modo in cui vengono utilizzati dagli utenti. Le differenze sono abbastanza evidenti. Spicca il bike sharing station based, che caratterizza i giorni della settimana e viene utilizzato pochissimo durante il weekend. Lo scooter è quello più equilibrato tra i giorni della settimana, mentre il bike sharing free floating e i monopattini sharing sono caratterizzati da un elevato numero di noleggi durante il fine settimana. Un noleggio su quattro per entrambi i servizi avviene tra il sabato e la domenica. Infine, questo stesso tipo di confronto lo abbiamo fatto per quanto riguarda le ore del giorno. Possiamo vedere anche in questo caso come il bike sharing station based abbia dei picchi in quelli che sono gli orari di picco, dunque casa lavoro. Il bike sharing free floating e i monopattini sharing sembrano seguire invece una logica quasi opposta, dunque negli orari di picco, in particolare i monopattini, sono utilizzati molto poco, mentre è importante l'utilizzo per quanto riguarda le fasce orarie serali e notturne. Vediamo appunto che la percentuale non si riduce mai completamente per quanto riguarda i monopattini sharing e in parte anche il bike sharing free floating. Dopodiché abbiamo confrontato questi servizi per ciò che riguarda un viaggio di 20 minuti. Ovviamente questo tipo di confronto va preso come per dare un ordine di grandezza, nel senso che con lo scooter sharing, avendo la possibilità di raggiungere 40-45 km orari, il viaggio di 20 minuti permette di percorrere molti più chilometri. In ogni caso, lo scooter sharing ha un prezzo medio di 5,3 euro per 20 minuti, seguito dai monopattini. Ad un livello molto simile il bike sharing free floating di Jump, mentre seguono con prezzi più competitivi Airbits e Movi by Mobike. Sicuramente un'altra fascia di prezzo è quella del bike sharing session base, per cui un viaggio di 20 minuti viene a costare circa 50 centesimi. Abbiamo infine confrontato questi servizi per quanto riguarda il modello di gestione e l'accordo che è stato fatto tra l'operatore e la città in cui si trovano ad operare. Come possiamo vedere, il bike sharing station based è in un certo senso l'eccezione in questo grafico, perché tutti gli altri servizi sono sicuramente prevalentemente caratterizzati da una gestione privata in cui l'amministrazione locale ha semplicemente dato un'autorizzazione. Quindi non si tratta di gestioni pubbliche né di appalto all'esterno, di concessione del servizio pubblico. E io ho finito, questa è la panoramica, diciamo, sui dati, e appunto quello che possiamo concludere
è che sicuramente ci sia una crescita, possiamo osservare una crescita con fattori e con numeri diversi in tutte e tre le tipologie di servizi della micromobilità. Ok, grazie Sofia. Io devo dire che quando vedo le presentazioni dell'osservatorio mi appassionano molto, perché si può vedere l'evoluzione, a parte la grafica che è molto carina, e apprezziamo anche il fatto che tu hai sostituito il basso elettrico che avevi dietro la tua testa con la nuvoletta con scritto Les Car. Però dico, è fatta molto bene, ma la cosa importante è che tutti i dati sono a disposizione, quindi già da oggi pomeriggio assolutamente la presentazione sarà sul sito di Les Cars. Molto interessante. Io è impossibile sintetizzarle e dare gli highlight, anche se alcune cose saranno nel comunicato stampa, però io voglio solo dire una cosa. Mi è piaciuta molto la curva che hai mostrato sul peso, sulla riduzione del peso medio dei veicoli in serie. Ma passare da 374 a 120, quant'è? Uno potrebbe chiedersi, ma perché sono così fissati sul peso? Alla fine, perché è così importante, no? Al di là del fatto perché il peso in generale è così importante. Il peso è così importante, e quindi quella curva è così importante, perché primo c'è un discorso di efficienza, a quel peso corrisponde anche normalmente un ingombro minore, quindi c'è il discorso che facevamo prima dello spazio. E poi c'è un discorso evidentemente di consumi, che sono soprattutto quelli di CO2, ma le emissioni di CO2, i consumi energetici che sono legati al peso, ma soprattutto, e la cosa forse più interessante di tutte, è l'elettrificazione. Un minor peso vuol dire maggiore autonomia per le batterie e vuol dire più velocità di elettrificazione delle flotte. Mentre sulle auto elettriche è più difficile, è un'elettrificazione totale, su questo tipo di veicoli, come hai fatto vedere tu prima, praticamente parliamo di un'elettrificazione che in molti casi supera il 90%, quindi c'è una velocità e un passaggio all'elettrificazione molto importante. Anche per questo l'osservatorio, nel caso degli incentivi, in tutto quel dibattito politico sugli incentivi e i sussidi ai veicoli elettrici, ha molto spinto sull'aspetto anche del peso e degli incentivi ai veicoli leggeri, perché già oggi siamo pronti a una trasformazione non solo per la sharing, anche per i veicoli privati, quando il peso è molto basso. La sharing tira la volata su un fenomeno che può assumere invece proporzioni importanti anche a livello nazionale. Un'altra cosa velocissima, due cose velocissime che mi sono venute in mente mentre parlavi erano: primo, hai detto il 2018 era l'anno dello scooter sharing, ma il 2019 abbiamo scoperto che con una crescita del 174% è diventato l'anno secondo me anche il 2020 sarà l'anno dello scooter. Probabilmente. Perché lo scooter nelle città italiane è molto importante per quelle distanze che tu hai fatto vedere, e lo scooter elettrico in condivisione secondo me è una soluzione vincente per i prossimi anni. Poi ne parleremo con Enrico più avanti. L'esplosione, il boom dei monopattini, 27.000 in pochi mesi, è un tema importante da affrontare. E poi si è vista la bolla della città di Roma, che è quella in cui tutto questo è cresciuto, bolla nel senso fisico della palla, è cresciuta più di tutti. Ahimè, e con questo chiudo sulla tua presentazione, dicendo che però poi Sofia è disponibile poi come osservatorio a qualsiasi domanda via mail, il centro-sud e soprattutto il sud ancora è molto indietro. Hai fatto vedere tutte le città, siamo sempre, come per le altre modalità di sharing mobility, in una fase in cui va spinta la sharing mobility nel sud italiano. Mm-hmm. In Sardegna non c'era neanche un pallino, e nel sud, e quindi questo è un altro tema molto importante. Ora, ringraziando Sofia, io passerei la parola a Fabrizio Prati di Natto, per capire se diciamo negli Stati Uniti, perché voi come associazione nazionale diciamo dei funzionari e dei decisori cittadini sulla mobilità avete un po' il polso di tutte le città americane, se i trend della micromobilità e della leggerezza sono più o meno gli stessi, chiaramente con numeri diversi, ma come trend di quelli che stiamo vedendo in Italia. Tu ci farai uno snapshot della micromobilità negli Stati Uniti? Come stiamo andando? Uno snapshot dello snapshot. Sì, effettivamente alcuni dei dati sono molto simili. E alcuni trend li abbiamo visti anche negli Stati Uniti. Condivido lo schermo, spengo la camera per evitare problemi di streaming e parto con
la presentazione. Innanzitutto buongiorno, anzi buon pomeriggio per voi in Italia, e grazie ancora per l'invito. Mi presento brevemente, mi chiamo Fabrizio Prati, sono Senior Program Manager di Natto, dell'iniziativa globale, Global Designing Cities, e prima di iniziare la mia presentazione, brevemente vorrei introdurre la nostra organizzazione per coloro all'ascolto che non la conoscono. Natto è la National Association of City Transportation Officials, un'organizzazione basata negli Stati Uniti, a New York, e è un'organizzazione che si compone di 81 membri tra città, o meglio dipartimenti dei trasporti e della mobilità e agenzie dei trasporti in Nord America, Stati Uniti e Canada. Ci occupiamo di promuovere lo scambio di buone pratiche tra i membri, fare capacity building e formazione, promuovere e sostenere politiche dei trasporti innovative, sia a livello locale, sia a livello nazionale e dal 2015 anche a livello internazionale, sviluppare con le città e la rete di esperti linee guida di progettazione, studi ed analisi, e poi organizziamo una conferenza itinerante annuale, la Natto Designing Cities, che quest'anno però sarà virtuale. Una delle cose che forse sono fra le più conosciute, diciamo, della nostra organizzazione sono le pubblicazioni e soprattutto le linee guida di progettazione che abbiamo sviluppato negli anni con le città del Nord America per un pubblico, diciamo, più nordamericano, e recentemente, dalla creazione dell'iniziativa globale di cui faccio parte, abbiamo prodotto anche varie pubblicazioni per il pubblico internazionale, come la guida globale di Street Design. Abbiamo sviluppato questa guida in partnership con una rete internazionale di esperti da 70 città e 40 paesi, circa un centinaio di esperti internazionali, e volevo menzionare la Global Street Design Guide perché è una guida che è, dopo un lavoro di circa un anno, è stata tradotta in italiano ed è disponibile dal 10 di settembre, da poco, sia online che nelle librerie. E poi noi inserisco, sì, solo un secondo per dire che, come le scarse e conferenza nazionale, la lanceremo la versione italiana insieme a te nelle prossime settimane, la guida, perché vorremmo che fosse conosciuta e letta e studiata, perché è il tema centrale. Quindi sarai con noi anche nei prossimi giorni quando lanceremo la guida, adesso nella data da definire. Assolutamente, grazie. E un'altra pubblicazione recente è Street for Pandemic Response and Recovery, che raccoglie pratiche emergenti in risposta alla pandemia, che abbiamo sviluppato recentemente, e anche in questo caso per la prima volta Natto ha tradotto questa pubblicazione in varie lingue. Per il momento è tradotta in 7 lingue, stiamo sviluppando altre 2 lingue, ed è disponibile in italiano da settimana scorsa, quindi per coloro che siano interessati è scaricabile ovviamente gratuitamente sul nostro sito internet, e qui c'è un link il ruolo delle strade in risposta alla pandemia e nella ripresa. Ma il mio intervento di oggi verte su questo snapshot, che è un'applicazione che abbiamo lanciato qualche settimana fa. Lo Shared Mobility Snapshot è uno studio che viene pubblicato annualmente dal 2016, quindi abbastanza recente, che raccoglie dati sull'uso e la crescita della shared mobility, quindi biciclette e monopattini in sharing negli Stati Uniti. Un dato importante che è emerso da questo snapshot è indubbiamente la crescita del settore. Il numero di spostamenti o noleggi per quanto riguarda il bike sharing, sia station-based che free-floating, è in costante crescita e si conferma in crescita anche nel 2019, con un aumento del 10% per quanto riguarda il numero di spostamenti o di noleggi. Anche se è da notare che c'è un decremento del numero dei sistemi di circa il 4%, e il numero di sistemi negli Stati Uniti si attesta a 72, da circa un centinaio che erano un paio di anni fa. Per quanto riguarda i monopattini in sharing, si può parlare di un vero e proprio boom nel 2019, con 86 milioni di spostamenti o noleggi, e un contributo che permette un incremento del 60%
rispetto al 2018 della micromobility nel suo complesso. Quando poi andiamo a analizzare le dimensioni dei sistemi di shared micromobility, in particolare il numero dei veicoli, vediamo che i sistemi principali si concentrano per quanto riguarda il bike sharing station based in alcune aree degli Stati Uniti, nel nord-est degli Stati Uniti, quattro città, abbiamo New York che è il sistema più grande negli Stati Uniti e poi Boston, Washington DC e Philadelphia. E poi California con San Francisco Bay Area e Los Angeles e la regione dei Grandi Laghi con Chicago e includiamo anche Minneapolis. Per quanto riguarda invece i monopattini in sharing, i sistemi più importanti si concentrano in zone in cui il bike sharing non è così presente, come le città del Texas, in Florida, a San Diego, in California, Seattle, Atlanta. Fatta eccezione però per la Bay Area e Washington DC, dove diciamo coesistono due sistemi importanti sia di bike sharing, free floating, station based e anche monopattini in sharing. Per quanto riguarda gli spostamenti e i noleggi, l'87% degli spostamenti per quanto riguarda il bike sharing station based si concentra nei sei principali sistemi che ho menzionato in precedenza. E anche l'aumento del numero di noleggi è concentrato in questi sei principali sistemi, mentre nel 75% dei sistemi, per lo più medio piccoli, è in diminuzione. Quando invece guardiamo i monopattini sharing, il contesto è un attimo diverso, vediamo che i sei principali sistemi costituiscono il 38% dei noleggi e quindi è una situazione, un panorama un po' più scattered. Quando guardiamo la durata, la distanza degli spostamenti, vediamo che c'è una differenza tra il bike sharing e i monopattini sharing, anche se piccola, soprattutto per gli utenti abbonati, mentre invece gli utenti occasionali la differenza è abbastanza lampante, con la distanza che viene coperta che è molto molto più grande. E questo ovviamente anche per i tempi. Per quanto riguarda i costi per il bike sharing sia per gli abbonati e gli utenti occasionali è circa lo stesso, mentre invece per i monopattini in sharing c'è una varianza importante e c'è tra i $2.80 e $4.50 in media a noleggio. E questo, diciamo, il costo dei servizi ci porta chiaramente a una riflessione importante sull'affordability di questi servizi. Sono dei servizi relativamente affordable, a basso prezzo, ma è importante che l'accesso ai servizi di share mobility per i cittadini e gli utenti a basso reddito sia garantita e soprattutto nel contesto attuale della pandemia. E è da notare che vari sistemi di micromobilità negli Stati Uniti hanno introdotto sussidi e sconti basati sul reddito e durante la pandemia degli sconti per i lavoratori essenziali. L'utilizzo dei veicoli di micromobilità condivisa facendo un confronto su fasce orarie e giorni delle settimane è simile a quello che vediamo in Italia. Il bike sharing, la maggior parte dei noleggi sono fatti da abbonati mensili annuali e sono principalmente spostamenti casa lavoro o casa scuola o comunque per coprire l'ultimo miglio, e quando guardiamo le fasce orarie si concentrano nelle ore di punta, e quando guardiamo invece i giorni della settimana, i giorni in cui i servizi sono più utilizzati sono il martedì, mercoledì e giovedì, quindi durante la settimana. Per quanto riguarda i monopattini, questo invece è diverso, l'utilizzo sembra meno legato agli spostamenti casa-lavoro e i picchi sono, per quanto riguarda le fasce orarie, nel pomeriggio, iniziano a scendere prima del picco serale e l'utilizzo è molto elevato nei fine settimana, che è molto diverso rispetto al bike sharing, che è poco usato durante i fine settimana. Questi trend sono ovviamente portati a cambiare durante il contesto della pandemia, non abbiamo dati consolidati, ma i primi dati diciamo stanno mostrando delle differenze rispetto a questo, soprattutto per il bike sharing. Poi un altro dato importante che conferma un trend è la correlazione tra il numero di noleggi e il numero di veicoli per quanto riguarda il bike sharing. Un esempio recente è la città di Boston, in cui l'incremento dei veicoli, un più 540 veicoli e il numero di postazioni ha portato un incremento sostanziale dei noleggi. Questo però è
un trend che non, che è praticamente l'opposto per quanto riguarda i monopattini. Un trend che si conferma o sembra confermarsi dal 2018 è il fatto che i monopattini in sharing, per i monopattini in sharing la relazione tra numero di noleggi veicolo è inversa al numero dei veicoli o della grandezza della flotta. Un altro dato importante è legato al trasferimento modale. Varie survey negli Stati Uniti hanno confermato che gli utenti della Share My Mobility hanno fatto un trasferimento da altri tipi di trasporto, soprattutto mobilità personale con veicoli a motore o taxi, e quindi è un trend incoraggiante che ci fa, diciamo, ben sperare. Altro elemento importante di questo snapshot di quest'anno è soprattutto legato a dockless micromobility, in particolare i monopattini, è parking, cioè il parcheggio dei monopattini in sharing. Un esempio è la città di Alexandria, in Virginia, che ha fatto uno studio recente sul shared micromobility, in cui il 75% dei reclami e infrazioni erano legate al parcheggio dei veicoli, legate all'ostruzione di marciapiedi o conflitto con pedoni, soprattutto ipovedenti e diversamente abili. Ma in base a questa situazione le città hanno anche cambiato il loro assetto, aumentato il numero di rastrelliere, creato spazi per la sosta in strada. Un esempio di questo è la città di San Francisco, che ha introdotto regole che hanno permesso di ridurre i reclami di ben l'83%, quindi un altro trend che ci fa ben sperare per quanto riguarda diciamo l'annosa situazione del parcheggio dei monopattini e altri veicoli free floating. E poi un punto importante che ci sta molto a cuore a Natto è la sicurezza e l'idea di utilizzare la progettazione per creare strade più sicure per la micromobilità. Le condizioni delle strade e la loro sicurezza e comfort hanno un impatto molto rilevante sulla micromobilità. Vari studi in città degli Stati Uniti, per esempio Alexandria in Virginia o Boca, New Jersey, che è dall'altra parte del fiume qua a New York, la stragrande maggioranza degli utenti preferisce circolare su ciclabili in sede propria piuttosto che altre infrastrutture come trail o i marciapiedi. E questo è una cosa che abbiamo riscontrato anche negli utenti del bike sharing, dove la maggioranza degli utenti preferisce ciclabili in sete proprie. Questo è un esempio di City Bike, uno studio che è stato fatto da City Bike sull'utilizzo delle infrastrutture per la mobilità ciclabile. Quindi senza infrastrutture ciclabili adeguate, sicure e comode, la micromobilità non può crescere. E l'evidenza è qui, senso abbiamo fatto questo studio qualche anno fa, nel 2014-2015, in sei città degli Stati Uniti, osservando la crescita del numero di chilometri di ciclabili protette e la correlazione con l'aumento del numero di ciclisti, che è abbastanza evidente in tutte queste città, in tutte e sei le città. Ma soprattutto, cosa importante, è il fatto che il rischio per quanto riguarda i ciclisti, ma nell'insieme di tutti gli utenti vulnerabili, è in diminuzione o diminuisce con l'aumentare delle ciclabili in sede protetta. Due esempi che voglio farvi conoscere: uno è quello di Oakland, conosco molto bene perché ho vissuto lì qualche anno fa. Una degli assi stradali più importanti di Oakland, che è Telegraph Avenue, dove l'anno scorso è stato completato un progetto di ciclabile protetta da sosta, in cui abbiamo osservato un numero rilevante, di una riduzione importante del numero di incidenti del 40%, un aumento dei ciclisti del 78% e un aumento dei pedoni del 100%. È stato il primo anno senza collisioni agli attraversamenti pedonali, e anche da un punto di vista economico ci sono stati dei benefici, con un aumento del 9% delle vendite al dettaglio.
Poi un progetto che conosco bene perché è qua nella mia città, New York, città d'adozione, che è il progetto di Second Avenue, un progetto che anche in questo caso ha dato la possibilità di creare una ciclabile in sete protetta, in cui l'incremento dei ciclisti è stato del 60%, un incremento molto rilevante delle vendite al dettaglio, quindi un più 49%, e una diminuzione significativa dei feriti e dei pedoni investiti. Quindi finisco dicendo che appunto senza infrastrutture adeguate la micromobilità non può crescere, e concludo suggerendo alcune risorse che sono disponibili gratuitamente sul nostro sito, la maggior parte in inglese, a parte la guida globale di street design che avrà in italiano, e in particolare le linee guida sulla la regolazione dei sistemi di micromobilità. E con questo concludo. Qua ci sono i miei contatti. Grazie mille. Grazie Fabrizio, interessantissima presentazione, e anche sono sicuro che chi ci segue sulle SCAR poi andrà a vedere anche quello che fate come associazione degli officials americani. Io su questo ti vorrei chiedere due cose. Prima, tu hai fatto vedere quanto l'aumento delle biciclette e l'aumento delle piste ciclabili, ad esempio, diventino immediatamente un aumento dei noleggi e quindi un aumento dei servizi, mentre nel caso dei monopattini un aumento molto grosso dei veicoli non sempre porta, anzi nel tuo caso mai, porta invece a un maggiore utilizzo. Ecco, noi siamo in Italia in quella fase che probabilmente voi avete già sperimentato da poco, del boom, dell'esplosione del numero di veicoli monopattini, con tutta una serie di problemi che sai anche a livello di occupazione dello spazio. Ti volevo chiedere la tua percezione su quello che stanno facendo gli officials. Tu prima hai fatto menzione delle regole nuove, di rastrelliere, di inserimento di nuove regole. Ecco, secondo te questo processo sta crescendo e cresceranno ancora di più la regolamentazione proprio dell'utilizzo nelle città, oltre che del numero di veicoli, o siete soddisfatti così? Perché qui in Italia sta diventando un problema serio quello del utilizzare un servizio che è fantastico con il rispetto degli spazi e della sicurezza. Sì, diciamo che sicuramente è una situazione anche qua in evoluzione. È in evoluzione perché il numero, diciamo, di operatori è in continuo cambiamento, si sta consolidando, diciamo, verso un numero di 5-6 operatori. C'è stato un momento in cui c'erano moltissimi più operatori e molti più veicoli disponibili, e quindi è nata, diciamo, questa necessità di una regolamentazione del settore da parte delle città americane. Ed è una regolamentazione che assolutamente viene fatta di concerto con gli operatori, ed è anche in alcuni casi richiesta dagli operatori e suggerita dagli operatori. Diciamo che il fatto di avere la possibilità di condividere attraverso il peer network queste esperienze e aver creato delle linee guida sulla regolamentazione ha permesso molte città di ispirarsi ad altre, no? E quindi alcune delle soluzioni, per esempio ad Alexandria o San Francisco che menzionavo prima, sono poi state adottate da altre città. Non abbiamo dobbiamo aspettare per vedere quali saranno i risultati, e quest'anno appunto con la pandemia è stato un po' atipico. Anche tanti operatori hanno bloccato il servizio, alcuni si sono ritirati dal mercato, quindi ci sono delle cose che dovremmo probabilmente analizzare l'anno prossimo e capire quali sono, diciamo, i risultati di questa situazione. Ok, e ultima cosa prima di passare ai Cultra, l'intervento di Cultra era, sai, il titolo della nostra conferenza nazionale è Less Cars, no? E uno si chiede, ma negli Stati Uniti
cioè la culla dell'automobile privata. Abbiamo visto in una delle puntate precedenti, molto interessante, che per ogni automobile negli Stati Uniti ci sono 7 parcheggi posti auto disponibili, quindi la culla delle auto e la culla dei parcheggi, quindi nella lotta per lo spazio, diciamo, negli Stati Uniti tutto quello che non si deve fare invece è, diciamo, centrale, ma siete anche la culla invece dell'innovazione sulla share mobility. Ecco, come vedi il trend, un trend culturale così forte come quello dell'auto privata nelle città, si sta rosicchiando, cominciando a rosicchiare con dei numeri che possono essere incoraggianti, o la battaglia è ancora una battaglia molto lunga? Voglio essere positivo e dire che i risultati sono incoraggianti, e sono soprattutto incoraggianti in alcune città. Purtroppo c'è ancora molto da fare, e il contesto degli Stati Uniti è un contesto particolarmente diverso. Io conosco bene San Francisco, la Bay Area e New York, ho vissuto vari anni anche a San Francisco, e diciamo che in queste città il trend, il cambiamento era già in atto. In altre parti degli Stati Uniti diciamo che è un po' più difficile. E per quanto riguarda il discorso sui parcheggi e less cars, questa correlazione è abbastanza evidente negli Stati Uniti, e le città che hanno iniziato a regolare il numero di parcheggi hanno anche visto un trasferimento modale importante, non solo nelle grandi città come New York, ma ci sono anche altri esempi come Portland, in cui la regolazione dei parcheggi ha permesso anche un trasferimento modale verso una mobilità più sostenibile e più leggera. Questo è un tema centrale. Grazie mille Fabrizio, sarai ancora con noi, e adesso capiamo anche meglio il perché delle due chitarre, perché se hai vissuto a San Francisco e New York sono i posti più belli dove si può suonare live, quindi non l'hai scelti a caso, e in bocca al lupo per il lavoro, e ci vediamo alla prossima puntata con te di Nacto. E passerei la parola adesso ad Enrico Pascarella di Icultra. È un piacere, Enrico, riaverti con noi, anche perché voi siete stati e siete i veterani dello scooter elettrico. Io ricordo che all'inizio c'erano, diciamo, lo scooter elettrico era una nicchia in mezzo agli scooter sharing non elettrici. Adesso abbiamo visto invece quanto avete fatto bene a puntare su questo settore, no? E tra l'altro una delle cose vincenti del vostro servizio, ma non lo dico perché sto facendo una sviolinata perché sei ospite, lo dico da utente, è la leggerezza non solo fisica del veicolo, che è molto leggero, ma anche la leggerezza dell'utilizzo e anche del rapporto col cliente. Quindi complimenti per quello che state facendo. Come la vedi tu, e a che punto siamo con lo scooter sharing elettrico in Italia? Grazie Raimondo, grazie intanto, grazie dell'introduzione, ma soprattutto grazie per l'invito. Anche io non voglio fare sviolinate, ce le facciamo a vicenda, e ti dico che insomma ringrazio, perché per noi è noi che riconosciamo nell'osservatorio ormai un momento di cruciale, annuale, per la condivisione dei dati. Siete l'unica istituzione che riesce a dare questi dati, quindi per me e per noi di Eculta è un grosso riconoscimento essere presenti e poter condividere con voi numeri e sensazioni riguardo a quello che è lo scooter sharing. Andando alla mia presentazione, che sarà abbastanza veloce proprio per lasciarci un po' di tempo per chiacchierare, ti vorrei dire che dopo 3 anni, insomma, noi siamo partiti all'aprile del 2017, quindi sono passati un po' più di 3 anni, c'è stata un'evoluzione estremamente importante per lo scooter sharing, e oggi siamo leader nel settore non solo in Italia ma anche in Europa, proprio perché, come hai giustamente introdotto, cerchiamo di dare ai clienti un servizio fruibile, semplice e con una cercando di veramente dare la massima professionalità a chi poi utilizza i nostri mezzi. Vado a condividere la mia presentazione. Allora, questi sono... Io vorrei partire dai numeri della nostra azienda, ok? Della nostra azienda, che in Europa oggi è, possiamo dire con una certa
certezza, mi ripeto, leader per quanto riguarda lo scooter sharing a flusso libero totalmente elettrico. Abbiamo circa 7500 scooter in Europa, attualmente siamo partiti con le biciclette, con le bike a Barcellona, che è per noi chiaramente la nostra Silicon Valley, dove da lì si dipana poi la prima esperienza e viene poi replicata nelle altre città. Siamo presenti in 6 città: Barcellona, Madrid, Valencia, Lisbona, Roma e Milano. Abbiamo raggiunto nel 2019, alla fine del 2019, i primi mesi del 2020, 1 milione di utenti, quindi abbiamo già ampiamente superato questo numero così, questa milestone, questo numero così importante per Ecoultra. Abbiamo fatto circa, da quando siamo partiti, quindi dal 2016, anno in cui è partita solo a Barcellona, abbiamo fatto circa 400 milioni di chilometri percorsi, pari a 12 milioni e 500 noleggi effettuati, per un fatturato, chiaramente qui torniamo all'anno del 2019, di 17 milioni di euro. Abbiamo risparmiato in questi anni circa 3.000 tonnellate di CO2. Questi sono numeri estremamente importanti che aprono a quello che sono i numeri invece dell'Italia, e qui mi soffermo sul 2019 chiaramente perché sono i dati che entrano a far parte, no? E contribuiscono a quelli che sono i dati che avete appena presentato a noi operatori. Noi abbiamo 2.000 scooter in Italia, ugualmente ridistribuiti fra la città di Roma e di Milano. Ad oggi, dal momento in cui siamo partiti, e siamo partiti solo a Roma per poi proseguire a Milano, abbiamo circa 350.000 utenti registrati alla nostra applicazione. Nel 2019 abbiamo fatto 1.700.000 noleggi. Guardando i vostri numeri, parliamo praticamente in una fetta di mercato del 60% dei noleggi effettuati in Italia su 5 operatori, noi compresi. Per sottolineare quelli che sono i numeri che avete presentato, rispetto al 2018 abbiamo fatto più 400% in termini di noleggi effettuati. Il numero del 2018 era di 460.000 noleggi. Nel 2019 abbiamo percorso 22 milioni di chilometri, e queste sono due chicche che chiaramente vi possono dare un po' più l'idea di quello che abbiamo fatto, e cioè abbiamo percorso 550 volte il giro della Terra e siamo andati 57 volte sulla Luna, considerando andata e ritorno circa 25 volte. E anche il nostro fatturato, chiaramente, che è estremamente importante perché tutto ciò avvenga e tutto ciò si possa migliorare nel corso degli anni, nel 2019 è stato di circa 4.200.000 euro, e anche in questi numeri stiamo parlando di numeri del più 400%. E nel 2020, e qui do chiaramente un anticipo a quello che è il trend, no, di crescita nel 2020, abbiamo a tutt'oggi, nel senso, questi sono dati riferiti alla chiusura del mese di agosto, quindi i primi 8 mesi abbiamo fatto 970.000 noleggi in Italia, considerando 3 mesi di lockdown e tutte le difficoltà che operatori dello sharing conoscono perfettamente, ma non solo loro, perché sappiamo il disagio, i problemi di quello che è successo nel periodo del lockdown e che ancora oggi stiamo comunque vivendo. Passando al 2021, perché è chiaro che bisogna pensare al futuro e non bisogna mai fermarsi e cercare di trovare la forza di andare avanti e di guardare anche con un occhio al futuro, in Italia siamo, come poi ultimamente detto, rilanciato su un comunicato stampa, e Ecoultra crede in Roma e Milano e investirà ulteriormente il prossimo anno. Quelle che sono le e-bike che oggi sono presenti a Barcellona verranno portate in Italia probabilmente la primavera del prossimo anno, e pensiamo di partire con una flotta di 1.000 e-bike a Roma e Milano. Chiaramente tutto ciò ci darà la possibilità di affermarci sul mercato come un operatore di micromobilità in sharing, e questo è il nostro obiettivo, quindi con un'unica app poter accedere a diversi servizi di micromobilità in base all'esigenza dell'utente. Quindi chiaramente scrollando all'interno dell'app il tipo di mezzo, potete utilizzare indifferentemente una bicicletta, un motorino, o in futuro, quando le regole saranno più consone e congrue
al decoro e al rispetto delle nostre città anche un monopattino. E l'apertura di nuove città, nei nostri progetti nel 2020 c'era la possibilità di aprire nuove città, ma questo chiaramente dovuto Covid abbiamo dovuto rimandare il tutto al 2021. E poi anche un possibile aumento della flotta su Roma e Milano, considerata la richiesta e la domanda che abbiamo dagli utenti, vogliamo cercare di poter accoglierla dando loro la possibilità di avere più scooter in strada e quindi poter avere la possibilità di noleggiare ancora di più rispetto a quelli che sono i numeri che stiamo facendo, scooter Contra. Il nostro obiettivo, ma questo è l'obiettivo penso di tutti quanti, ma mi piace soffermarmi su questo aspetto, è quello di essere un servizio sostenibile, ma non solo dal punto di vista ambientale, perché spesso si pensa alla sostenibilità ambientale, che è chiaramente il nostro must, no? Il nostro primo obiettivo, ma anche quella che io sottolineo sempre con chi lavora con me, economica e finanziaria. Ecoltra è nel 2019 sostenibile anche da questo punto di vista, che per me è sostanziale affinché poi si possa investire autonomamente e indipendentemente rispetto chiaramente anche ai soldi degli investitori che possono arrivare dall'esterno e che sono sempre ben accolti, ma poter autofinanziarsi. La sostenibilità economica e finanziaria ci dà la possibilità di non essere un servizio mordi e fuggi nelle nostre città, ma di poter ulteriormente investire e di poter ulteriormente migliorare quello che è il servizio che noi facciamo in Italia e in Europa. Con questo chiudo, inserendo come ultima slide ormai questa che è il mio grazie. Questo grazie per me è un po' un'icona che resta nella mia memoria, perché durante il lockdown, quando siamo rimasti comunque aperti perché abbiamo voluto continuare a dare il nostro servizio anche se i noleggi erano praticamente talmente esigui che avrebbero potuto giustificare anche una chiusura del nostro servizio, abbiamo voluto mantenere il servizio aperto curandone ogni aspetto di igiene e di sanificazione ancor prima che poi insomma molti servizi riaprissero, e questo è il messaggio che trovavamo sui caschi durante il lockdown, e quindi mi piace condividerlo con tutti, perché per me è stato probabilmente il premio più importante che ho ricevuto da quando gestisco Ecoltra da 3 anni a questa parte. Grazie Enrico, perché questa cosa, anche per questa cosa conclusiva, che è veramente bella, alla fine questa cosa qui vale più di tantissimi altri numeri, no? Perché poi ti permette di tornare a casa dicendo: vedi, sto facendo la mia parte importante in un momento difficile. Quindi molto bella. Questa poi te lo dico, ce la rivendiamo nelle presentazioni. È piaciuta tanto anche a me, ma emozionato, ti dico la verità, perché poi non ne abbiamo trovato uno solo. E quindi il post-it sul casco col grazie ci ha veramente aperto il cuore, come dicevano loro. Bello, poi l'hanno trovato i ragazzi che ricaricano, e che quella è stata penso molto bella in quel momento del deserto del lockdown, dove tu lavori ma non sai quale può essere la risposta, no? Bravissimo. Molto bella. E allora io quando facevi la presentazione, innanzitutto ottima e grande notizia questa dell'annuncio del bike sharing elettrico a Roma e Milano con mille mezzi. Questo è fondamentale proprio per rimuoversi con leggerezza. Abbiamo visto come il bike sharing sia determinante, e noi pensiamo che ci siano degli spazi enormi in queste città, a Roma tantissimo, ma anche nelle altre città, per il bike sharing elettrico. Quindi grande questa notizia, e se ce la fate a fare anche prima di marzo e della primavera sarebbe ottimo. E visto che avete questo tempo, però ti devo dire che il fatto di aver scelto il biancazzurro come colore per le biciclette a Roma potrebbe essere rivisto come policy per motivi evidentemente calcistici, e quindi questo è un tema molto importante e molto sensibile. Del resto si discute, non c'è più a Roma ed era biancazzurro, quindi ci potresti un attimo ragionare su questa cosa del biancazzurro. È difficile. Guarda, gli ho detto di fare un blu elettrico, però alcuni dell'osservatorio mi guardano male, che sono molto biancazzurri e non vedo l'ora di prendere la bicicletta biancazzurra. E l'altra cosa che volevo dire invece è un po' più seria e meno
Una delle cose che noi, quando abbiamo creato l'osservatorio anni fa, pensavamo e che continuiamo a pensare è che la sharing mobility ha anche una funzione indiretta, è come se fosse un facilitatore di mobilità sostenibile, perché fa conoscere i mezzi e una certa modalità di spostamento alle persone, ed alcuni di questi possono anche utilizzarli privatamente, questi mezzi, soprattutto quelli leggeri, perché se l'obiettivo è quello di ridurre le automobili, invece sui mezzi leggeri, ecco, secondo me il fatto che voi avete puntato su un motorino italiano leggero e molto buono, io adesso non voglio sapere né vogliamo dire a tutti i segreti del vostro rapporto con Ascol, perché non fa parte dell'indagine, nel senso che voi state facendo una pubblicità enorme alla mobilità elettrica, agli scooter elettrici. Io stesso ho acquistato un Ascol per sostituire il mio motorino invece che era a benzina, e mi sono accorto che quando ho chiamato il concessionario ho detto che volevo comprare un iCultra, quindi allora questo per dirti che c'è un legame molto forte proprio nel messaggio, no? Che uno ha... Ecco, questo è anche una funzione molto importante. Muoversi con leggerezza vuol dire muoversi con leggerezza in condivisione, ma se devi acquistare una bicicletta per motivi personali o un veicolo, è importante che voi siete dei promotori della mobilità elettrica. Volevo chiederti come vedi questo vostro ruolo e chiederti, secondo te, cosa è necessario per crescere ancora? Quali sono i passi di cui avete bisogno? Normativi, economici, regolatori? Cioè, che cos'è che vorreste di più come priorità per crescere? Guarda, Raimondo, io penso che dipende molto dall'operatore, ok? Io spesso e volentieri mi trovo a parlare con il presidente della Commissione Mobilità di Roma piuttosto che quello di Milano, e loro ci dicono ci dovete fare, insomma, ci sono sempre sei rapporti abbastanza diretti per dati e quant'altro. Quello, l'unica cosa che io ho chiesto ad entrambe le amministrazioni dove siamo presenti è stato infrastrutture che sono legate chiaramente al nostro servizio, in particolare delle aree di sosta dedicate allo scooter sharing, che ci diano la possibilità agli utenti di poter parcheggiare più facilmente, e anche per noi operatori di poter gestire il motorino in strada con più facilità, piuttosto che trovarci i motorini parcheggiati in mezzo ai cassonetti, piuttosto che sulle scalinate. E questa è l'unica cosa che io ho chiesto a loro, nel senso, avere chiaramente a disposizione infrastrutture. Mi ha fatto piacerissimo sentire la presentazione di Fabrizio precedentemente, perché è sostanziale, è necessario avere infrastrutture affinché un servizio in sharing sia utilizzato propriamente. Quello che io, e qui mi ricollego a un aspetto che oggi è molto attuale, quello dei monopattini. Il problema per lo scooter è relativamente ridotto rispetto a quello che succede, anche se nel nostro caso i motorini sono parcheggiati spesso male e siamo costretti chiaramente a intervenire per spostarli. Quello che sta succedendo per i monopattini è proprio il vaso di Pandora del problema infrastrutturale che ci sta a Roma e a Milano. Noi siamo sommersi di monopattini senza alcun rispetto della libertà altrui, quindi la libertà di poter camminare comodamente con i figli o con una carrozzina per strada, o per un disabile di muoversi sul marciapiede. Il decoro urbano, noi viviamo in una città storica di estrema importanza mondiale e storica per quanto riguarda la nostra storia, e non ultimo anche la possibilità di regolamentare quello che avviene per strada. Siamo passati da una rete fittissima a una rete estremamente larga, no? Per quanto riguarda il permissivismo nell'uso dei monopattini. Questa non è una battaglia contro i monopattini, assolutamente, anche perché noi come Coltra abbiamo già in campo un monopattino da portare. Ma quello che ho detto al nostro presidente, gli ho detto: Timo, aspettiamo un attimo, aspettiamo che le regole siano più ben definite, che ci sia una regolamentazione maggiore anche infrastrutturale, perché oggi Cultra in Italia, ma anche in Europa, è un brand pulito, chiaro, di come si dice, professionale dal punto di vista del servizio che diamo. Essere l'ennesimo operatore che mette monopattini all'interno delle nostre città, per me oggi non è il momento giusto. Aspettiamo che ci siano le infrastrutture. Quindi quello che chiedo, per tornare alla tua domanda,
alle nostre amministrazioni comunali è per migliorare, investire maggiormente in infrastrutture e migliore regolamentazione. Questa è l'unica cosa che possono fare le amministrazioni, il resto sta a noi: investire, dare un servizio fruibile, mezzi che siano manutenuti per strada e non abbandonati per strada, e chiaramente fare quelli che sono i nostri servizi di assistenza sul territorio. Tutto questo è premiato dal cliente, il cliente ti premia, siamo tutti degli acquirenti di qualsiasi cosa, servizi e prodotti. Se tu una volta ci caschi, la seconda volta non ci caschi più, ormai ci sono talmente tante possibilità di cambiare, basta scaricare un'applicazione, che il cliente ci mette un secondo a dire: questo non lo voglio più, la cancello dal mio telefonino, dal mio tablet, e passo a un'altra. Quindi bisogna dare un servizio che sia serio, professionale e costante nel tempo. Grazie Enrico, anche perché vedi, la presentazione tua ha la stessa visione, poi le stesse conclusioni di quello che sta accadendo e che ci diceva Fabrizio negli Stati Uniti. È una battaglia per lo spazio e dobbiamo fare spazio alla sharing mobility anche in termini di infrastrutture piccole. Non servono le grandi infrastrutture, non servono le grandi opere, basta dargli un po' più di spazio. Abbiamo ancora una cultura da automobilisti, cioè noi quando vediamo un veicolo, che sia uno scooter, che sia un monopattino, che sia una bicicletta, noi pensiamo che dà fastidio alle automobili, invece andrebbe regolato dandogli più spazio. Esatto. La battaglia è una battaglia per lo spazio e per le infrastrutture. Grazie Enrico. Grazie a voi ancora. Io adesso passerei la parola a Pedro De Gouveia di Polis, che conclude la nostra puntata di oggi. Hi Pedro, we know that you have followed all the presentations, and that you understand very well Italian. If you wish, we can do your presentation in English, otherwise you can do it in Italian. What we want to say is that we know that Polis is very active at European level, and also in terms of cooperation with the Commission and with the Parliament, and we have read your position paper on micromobility, so it would be very good for our network of Less Cars to know more about your findings about micromobility. So the floor is yours. Grazie. Prima di tutto un avvertimento. Si sembra che io commetta errori grammaticali. Questo è perché sto parlando il mio proprio dialetto, ma va bene. Mi scuso prima di tutto per massacrare l'italiano. Puoi fare la prima parte in italiano, ma solo la prima parte. Io sono un architetto, io ho lavorato 20 anni, un poco più di 20 anni, 22 anni per la città di Lisboa. Ho lavorato con diversi tipi di funzione, come architetto, in pianificazione, come trainer e anche come consigliere politico. E adesso io so come le municipalità pensano, come non pensano, come si sviluppa le politiche, le regolazioni delle città. E per 15 anni ho sviluppato un piano di accessibilità per i piedoni, accessibilità e sicurezza per i piedoni. E quando i monopattini sono arrivati, hanno veramente distrutto 15 anni di lavoro rimuovendo gli ostacoli dei marciapiedi. Allora io volevo solo metterli tutti sul fuoco, ma dopo va bene, non si può fare questo, sono il futuro, il shared mobility è il futuro della mobilità urbana, deve essere il futuro della mobilità urbana. E adesso sono arrivato a Bruxelles, adesso cambio per l'inglese. When the shared e-scooters arrive all over the sidewalks, you know, our work of 15 years taking the obstacles out of the sidewalks was pretty much destroyed, and we just wanted to put the e-scooters on a big fire. But obviously you cannot do that. That was just the first impression, don't worry. And the way the e-scooters arrived and what happened really got us to think. And then I came to work in Brussels for Polis, and I really got to connect with many other cities which were all experiencing the same problems. And
the first reaction that I felt not only in my cities, but in my city, but in many other cities, you know, let's control the number of e-scooters. Let's put the e-scooter people with the helmets. What are we going to do? It was a very primary reaction, not very strategic. And it really reminded me of that story, you know, la notte scorsa io arrivava a casa mia e io ho trovato un vicino sotto la luce del lampione. E cercava qualcosa. E le ho domandato, ma cosa cerchi? E mi ha detto, le chiavi di casa mia. Ah, sono, did they fall sotto il lampione? No. Sono caduta al fondo della strada. Ma allora perché la cerchi qui? Ah, perché qui è la luce del lampione, no? So, you know, this thing that we look for the answers where there's light, where we are used to look for answers, and when something new appears, public administration is pretty much lost. So, and this is the case not only with these e-scooters, but with this new offer, growingly the case in the offer of shared mobility. So to try to be very systematic, I would like to point out four things. Number one, you know, the first thing that we understood is that why are e-monopattini all over the marciapiedi? Well, because people are afraid to ride them in the street. And why are e-monopattini, in complete chaos all over the floor? Well, because there are no parking spaces for them, and because the private car holds the monopoly. The private car, not the car, the private car holds the monopoly on parking in our cities. So, in a way, what happened, the reaction to the monopattini is that the monopoly that the private car has on our streets and on our parking is a monopoly that, like any other kind of monopoly, harms innovation and harms competition. In this case, the competition that is being brought by shared mobility. Yes, shared monopattini, also shared bikes, also shared cars, also shared scooters. So we really have a problem of a market monopoly by the private car really harming competition. And for everybody that really, you know, is in favor of market competition, this is something that they really should look at. And so this is one point. The second point is that what happened with the introduction of e-scooters in many cities or the monopattini is really an example of what is happening with with innovation, new market, new business models brought by many companies to cities everywhere. We could talk about Uber, Airbnb, and we could talk about Lime and Bird and Jump. You know, these are companies that, number one, they're from the tech sector. They're not from the transport sector. Number two, they look for and explore regulatory gaps, meaning aspects that are not regulated on any level, and they come in through those regulatory gaps. In business parlance, it's called blue ocean strategies. So they come, instead of fighting for an established market, they explore the regular, which is regulated. They explore the regular, they look for a gap, and they come in and they create their own market. So this shared micromobility market is pretty much created by them. And their growth is explosive because they are being fueled by venture capital. And we have to understand that the venture capital that is fueling the explosive growth of these shared micromobility operations is not necessarily interested in their long-term viability. It is specifically interested in making them grow quickly so they attain important market positions, and so they become a promise that makes them appealing for the next buyers to whom the venture capitalists want in the future, most probably, to sell their positions. So
This market consolidation that Fabrizio was talking about happening in the States is already happening in Europe. It will happen fast. And so we will have fewer and larger shared micromobility operators. Now, the economic viability or of their operations, the logistic problems of their operations, they will have them, and they will need the cities to help them survive. But that's another issue. The point here is that this is an example of the innovations that are happening in our cities and that will continue to appear. So a last point about these types of innovations is that they put cities, not national governments, cities on the spot. In not all cities, as Sophia showed in a great presentation, they are not deploying in all Italian cities. They are employing, for example, I think Sophia mentioned 20, which on the one hand makes it harder, obviously, for the national government to come forward and regulate. And it really puts these cities, they either cooperate with one another or they will have a very tough job ahead because many of these cities don't have the capacity to, by themselves, learn everything they have to learn in the short amount of time to regulate something that is already on their streets. And that is why, working among cities, either through national networks or through international networks like Polis, is very important because we come together and, many of the challenges that, these individual Italian cities think they're facing alone, in fact, are challenges that are also being tackled in Amsterdam, in Lisbon, in Barcelona, in Madrid, in Warsaw, and elsewhere. And some of these cities already have interesting solutions. The third point is about regulation. Now, the first reaction is to wonder, what are we going to regulate? The number, the helmets, the speed, the areas where they can operate. Well, actually, we should give a step backwards. And the first question, the first person to whom we should listen to when we think about regulating shared micromobility is actually a guy that I don't know if you ever heard about him. He's called Lucio Anneo Seneca. And around 2,000 years ago... Yes. We think we know in Rome about this guy a little bit, yes. But he was born in the Iberian Peninsula, okay? So yes. You just took him from us, okay? We took many things from your peninsula, unfortunately. we learned a lot. Anyway, he said, I think is most important for all of us, cities and shared micromobility operators, to answer, which is, this is a famous quote, nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto vuol apportare. Many national and local authorities starting thinking about regulating, and again, what were they regulating, under the light of the lampione? When in fact, we have to really understand, what do we want now that we have shared micromobility? And, if you just don't want to run them away from the streets, then what do we want to achieve with them? Because they do represent an opportunity, because in many places, they kind of gave a huge push to kind of get the critical mass for people using for people that were either using walking or cycling. They brought a critical mass for cycling, for example, that, many cities were looking for. This is very important. How can we use this critical mass? And another thing is, how, in terms of purpose, where exactly are they? Is their operation more important? We have to understand, in shared micromobility, we cities have to understand, and shared micromobility operators also have to understand that, maybe the center of the cities is very appealing, because that's where most people are. But there is a very important work to be done in the suburbs, because if we want people to opt for public transport, we have to understand that in the suburbs, where most of Europe grew along the second half of the 20th century, especially from the 70s onwards,
in the suburbs of Rome, Milan, Lisbon, Madrid, Barcelona, elsewhere, the public transport service for all these people commuting to the city center, the public transport service is not good. It in off-peak hours, it's very low frequency. And many of these people live in the suburbs. They don't commute to the center. So they need a good way to circle around. And the public transport often does not provide them with a good way. And also, for those commuting, you know, they still have to walk 1 or 2 miles. And many people don't want to walk 1 or 2 miles to the closest bus stop. So, and it's also not profitable or sustainable for the public transport to run empty buses, neither in off-peak hours or in endless streets, to provide this capillarity. So shared micromobility, either micro patini or the shared bikes, could really provide a great complement to public transport and help public transport increase its capillarity within these suburban areas. Of course, that will have to be done, should be done for the safety of all, namely for the business safety of the shared mobility operators. That should be done through public-private partnerships, because it's also in the interests of a public sector to, on the one hand, it's in the interest of the public sector to have these this private investment providing new solutions to areas of lower density, and obviously is in the interest of the private sector to have a stable agreement with the public sector that subsidizes its operation and provides their operation with some sort of stability and security for the future. Finally, on regulation, on what to regulate. Again, instead of going for the easy things, you know, do they have to wear helmets? Where do they have to park? So, I mean, we have to take the full view. And I would quickly point out 8 things. Quickly, 8, but quickly. Number one, we have to integrate cities do planning. And what is planned and the strategies and the guidance that serves the traffic departments in cities is important. If nothing has changed at that level, and micromobility is just a question of management of a few parking spaces or, you know, having meetings with the operators, then things will not evolve. Micromobility has to be considered at the planning level also, at the transport planning level of cities. And those planning for urban mobility have to start to integrate shared mobility, and namely shared micromobility, in their plans and in their strategies. They have to stop just looking at planning for car traffic, which is in most places the modus, still the modus operandi. Next, we have to consider which types of rules, because we can go from law, which depends on the state coming in, to contracts and concessions and gentlemen's or honorable agreements. There are different sorts of rules that we can implement. Of course, the power we have is also given by the type of rule. For example, if a city has a national law, then the city has little power, because the national law sets everything. If the city only has a gentleman's agreement, when the going gets tough, maybe the city doesn't have the tools to order people out of the way. So we have to really consider what types of rules. 3, we have to understand that we either take an extreme position, you know, hands off shared micromobility, let's see what happens, or ban them all, or we have to control the access to the market through pilots or concessions or permits. Again, there are different sorts of options. If any of those working for cities watching this wants to know what's going on, Duke, get in touch with us, or you know, probably the Observatorio also knows. The thing to keep in mind is there are several options. Look for the best option for your city. Number 4, regarding the regulation of operations, how do we regulate operations? I mean, we can regulate
we can limit the number of operators, which is from what many operators have told us is very important, because if there is no limit on the number of operators, you know, it'll be a jungle and they'll just eat each other and they won't have a stable business. For example, a company like Voi has decided to pull out of some markets because the competition was just too high. And the big competition was not necessarily serving them, the shared mobility operators, because, you know, they will have to be able to stay in the market, they will have to cut their costs, and often they cut their costs in maintenance or in the human resources. And so that really hurts the quality of the operation. Also, regarding the we can impose limits on, for this, for example, cities like Paris have made concessions where they limit the number of operators. On the other hand, we can limit the size of the combined fleets. The point here with limiting the size is that it is not by limiting the size that you will solve the problem of chaotic parking on the sidewalks. If you want to solve chaotic parking on the sidewalks, then create parking, period. The point about capping the size is that if we have too few scooters, then we won't reach, the operator won't reach a critical mass that really makes the scooter service easy to find and easy to use. Of course, if we have too much scooters, then probably the micromobility operator won't be able to follow up with the proper maintenance and with the proper control over the fleet. So these are the things we must consider when limiting size. Again, limiting size will not solve the parking problem. That's another thing. Also, among the many things, a key element for regulating operations is the coverage. We have to make sure that the shared micromobility operator covers a decent part of the territory. And it is very important for cities to understand that, in a way, we cannot allow micromobility operators to do some sort of, to opt for economic apartheid and to opt out of areas of the city that are considered, usually it's because they can't go anywhere, everywhere. Okay, so why are the poorer areas in the city usually the first to be taken out by the operators? Now, there may be vandalism and maintenance issues. Yes, maybe. So that requires for a specific and integrated and localized intervention, which is obviously difficult to have with a platform-based service where everybody's anonymous and coming into the platform, including the providers. But the point is that we have to ensure that these operations do not discriminate parts of the population, and namely, the poorer parts of the population. And that's a challenge for everybody, cities included. Of course, cities can't just say serve everywhere and then not help with the deployment of the operations in those areas as well. Number five, we have to protect local customers. And again, one of the elements, you know, consumer protection. And one of the elements here is obviously if people do not have smartphones or credit cards, how can they still be able to use these services? There are solutions for this. Number six, we have to collect data. But the point again here, there's this big fight about data sharing, you know, about the data formats, about, we have to understand two things. Number one, GDPR is an issue, and GDPR does not like, you know, wide scopes, like give me all your data. That doesn't fly. And GDPR also does not like, you know, vague purposes. You know, give me all your data because someday it might be useful. We can't do that. You know, we have to come up, and that's what we're developing here at Polis with other cities. We have to come up with specific use cases. What do we want data for? And what kind of data do we need for that? For example, you know, real-time data, unless you're providing the police with real-time data so the police can enforce every illegal parking of the e-scooter, I mean, then why do you want real-time data? The other issue that cities have to address is the capacity, the technological capacity gap, which is already enormous.
any of these operators have lots of data scientists, and cities usually have none, or very few, or maybe some people with knowledge of GIS, Geographic Information System. So, why, you know, we have to understand that if we get data and we want to use it for something, we have to be able to use it for something. And if we don't have the people to that are able to work with it, then we're going nowhere. As a comment, one of the things that we're watching here at Polis is the growth of this third player, which is not cities, not shared micromobility operators or shared mobility operators, but these platform data platform providers to whom shared mobility operators can provide their data under a confidentiality agreement for GDPR purposes. And then these data, let's say, operators can provide dashboards or readings or the analysis that the cities want, but for which often they don't have the human resource capacity. Finally, to finish, obviously two things. If we're going to regulate, we have to be able to enforce. And if the political willingness or the resources to enforce are not there, then regulating becomes like a kind of an alibi. And that hurts everybody. That hurts the credibility of the public officials, who cannot just say, there, I regulated, now it's not my fault. No, it's obviously their obligation, their duty to enforce the regulation. But it also harms the operation. It becomes a source of instability and uncertainty for the operations of the shared mobility operators, because obviously business needs stability. And finally, obviously, just to finish, we have to improve the infrastructure by parking necessarily, but also by traffic calming. And I would really point out traffic calming as much as or even more important than bike lanes, because bike lanes are very important in arterials, in places where there are high volumes and high speeds of motorized traffic, but still they're the quickest lines to reach the center. Now, in many cities, 90% of the road network is made up of residential streets or of streets that are not arterials, and where inserting bike lanes could be not necessary if we really ensured lower speeds through traffic calming measures, and if we took out through traffic from the neighborhoods. So to finish, you know, in a way, shared micromobility, more than being a problem or an insect that cities have to take care of, it's like something that turns the mirror on us, shows how monopolized our street networks are, and really what we do for shared micromobility, we will be doing for shared mobility. And what we do for shared mobility, we will be doing for sustainable mobility. So in that way, it opens up an opportunity to change our cities. Grazie mille. Grazie tantissimo, Pedro, perché prima cosa il tuo italiano era molto buono, non è vero che l'hai distrutto all'inizio. Secondo, perché hai risposto alle domande che ti volevo fare, cioè in questi 8 punti finali che hai dato come tips e soprattutto in questa visione finale della shared mobility come specchio del monopolio attuale che c'è e quindi come utilità massima che abbiamo per gli amministratori per capire quello che va fatto e quello che non va fatto, questo è stato molto utile. L'osservatorio italiano sulla shared mobility incontrerà nei prossimi mesi tutti gli amministratori delle città italiane più importanti proprio per aiutarli a fare questi passi avanti sulla micromobility, perché va fatta adesso e questo è il momento che è necessario, in cui è necessario agire. Quindi grazie molte a Pedro, grazie a Polis. La tua presentazione, poi, perché so che avete anche il paper, sarà sul nostro sito di Less Cars. Ringrazio tutti gli altri relatori, Fabrizio
è dovuto scappare Fabrizio Prati perché ha un concerto a Times Square, no, una presentazione in Colombia. E quindi salutiamo tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti, Les Cars.